Lucio Carli, Mediterranea Cosmetics festeggia 20 anni e lo fa insieme a una suora missionaria. Ma come mai? È una cosa un po' strana, un po' particolare per una linea cosmetica che guarda la bellezza esteriore. Forse avete deciso di cercare anche la bellezza interiore, quella dell'animo? Beh, no, questa è una donna veramente bella che noi abbiamo conosciuto ormai sono quasi 5 anni fa, perché qua è un'altra celebrazione nei 20 anni di Mediterranea, festeggiamo i 15 anni di Progetto Insieme. Progetto Insieme che abbiamo voluto proprio far nascere assieme ad AIFO, all'amica Susanna Bernoldi dell'AIFO di Imperia proprio, e abbiamo fatto un bellissimo lavoro in questi 15 anni che ha portato appunto tante belle aiuti, diciamo, in Mozambico. E in questo nostro, diciamo, viaggio, esperienza eccetera, abbiamo conosciuto Suor Giulia è una suora comboniana che da anni ormai vive in Mozambico e che abbiamo l'onore e la fortuna oggi di avere qui ad Imperia, e abbiamo voluto con lei portare appunto un momento di testimonianza importante della sua vita, quindi far vedere appunto quanto un'azienda, un'impresa come appunto la Fratelli Carli con la sua linea cosmetica mediterranea possa appunto dare un aiuto anche a chi ha bisogno, per cercare appunto di, come diceva padre Comboni, salvare l'Africa con l'Africa, perché l'Africa è veramente un luogo che può avere grandi risorse per poter salvarsi e poter anzi dare un aiuto a noi qua in Europa. Susanna Bernoldi è la responsabile dell'AIFO, l'Associazione Italiana Amici della Ulfo Lerò, qui dalla provincia di Imperia, da sempre impegnata un po' in tutta quella parte del mondo che ha bisogno di non essere dimenticata, quindi vicino ai malati di lebbra, vicino ai bisognosi, vicino anche a questi popoli del Mozambico, a Suor Giulia, è così? Sì, esatto, anche perché non dimentichiamoci che questi poveri, il 99% sono impoveriti, perché proprio la disgrazia dell'Africa è di essere talmente ricca che viene depredata e si fomentano le guerre proprio allo scopo, e quindi ed è talmente bello, io arrivo ad adesso da un'esperienza in Sud Sudan, è talmente bello star vicino a questa gente, a questi popoli, e poi si vede la loro forza, la loro capacità di reagire, quindi per noi è una gioia fare cooperazione vera, quella che si basa sul rispetto. Ed eccoci finalmente con Suor Giulia Costa, che è la protagonista di questo incontro con i ragazzi delle scuole qui alla Fratelli Carli, al Museo dell'Olivo, con Mediterranea. Una festa per 20 anni di un'azienda e 15 anni di un progetto di solidarietà in Mozambico. Ecco, Suor Giulia, suora comboniana, intanto che cosa vuol dire? Un nome che deriva dal fondatore di questo. Fondatore, sì, Daniele Comboni. E qual era lo spirito di Daniele Comboni? Daniele Comboni ha incominciato fin da giovane a avere la vocazione di salvare l'Africa dalla schiavitù, e si è fatto sacerdote ed è partito intanto in Africa. Ma salvare l'Africa in un modo particolare però. E poi lui, il suo desiderio era di salvare l'Africa con l'Africa, perché diceva: noi non la salveremo mai l'Africa, è l'Africa se stessa che si deve salvare. E questo è quello che lui ha cercato di insegnare nelle scuole, insegnare nel lavoro, che la gente deve avere la sua autonomia e saper salvarsi. Suor Giulia, che cosa vuol dire essere missionaria oggi, come fa lei in Mozambico? Guardi, è la continuazione di questo desiderio, che si vede l'Africa che sta piano piano sta cambiando e sta rifiorendo e sta cambiando, e sta prendendo la sua, come si dice, la sua libertà. Però si vede che questa libertà è ancora molto ostacolata, e molte volte critichiamo l'Africa, ma l'Africa è ostacolata da noi stessi.